cosa ha trovato, come ha trovato il popolo dei 5 Stelle? Lei ha girato in lungo e in largo la penisola. Partiamo con la cosa che io veramente non la faccio più a fare questo lavoro, che non ce la faccio più a vedere questo orrore. Cioè, non è possibile che ci troviamo così a dover prendere per il culo queste cazzo di pecore. Cioè, non è... che te guardi così? È così, no? E poi, dicevo, mi sono rotto il cazzo di vestirmi e di truccarmi tutte le volte per questi rincoglioniti, questi NPC, no? Come ti ho detto, che sono degli coglioni totali. Cioè, ma come cazzo facciamo qui a continuare con questo teatro? Ormai possiamo, ormai li abbiamo proprio... esattamente. E poi questi votano, e noi dobbiamo sempre fare questo teatro di merda. Ma non è possibile. Quindi, secondo te? L'esempio? Ma ad esempio io parlo di queste pecore di merda che stanno lì davanti al televisore senza cervello e guardano questo cazzo di teatro. Io tutti i giorni mi devo vestire, mi devo stare lì a calcolare, cioè, tutte queste cazzo di cose. E poi posso capire che, cioè, pure te, guarda che faccio a forza di fare sto lavoro. Cioè, non gliela facciamo più, proprio. E io, diciamo che la mia tesi è questa. Secondo me, dobbiamo farle fuori queste pecore. Non è possibile che stiamo sì, sempre a fare le stesse cose e questi ancora qua. Cioè, se questi sono così stupidi, secondo me dovremmo semplicemente farli fuori e non lo so, io non lo so, poi dimmi tu, può darsi che tu hai un'idea migliore. Io me li farei tutti, me li mangerei tutti. Che ne pensi di questa cosa? Non lo so, io lo penso così. Poi dobbiamo anche vedere, perché è normale che non è che possiamo andare avanti, cioè, con quelle pecore, poi alla fine sì, noi mangiamo alle loro spalle, e è normale che poi qualcun altro dovrebbe sostituire questa pecora di merda, diciamo. Ma non riesco proprio in questo momento a capire come cazzo possiamo fare, perché sì, una volta hai tolto le pecore, chi è che mi lava i coglioni a me? Che io gli do i soldi e quello mi lava i coglioni. Chi è che mi pettina, chi è che mi veste, capite? Cioè, dobbiamo pensare a questa cosa qua. Ecco, noi potremmo benissimo tenerne solo un po' di pecore, diciamo, che tu gli dai i soldini, diciamo, li paghi ogni tanto, e quelli fanno tutte le cose, vai di qua, vai di là, un po' di su, un po' di giù. Però, così come sono adesso, sono un po' troppo. Secondo me potremmo, tipo... e metterli, diciamo così, con un guinzaglio, diciamo, queste poche pecore rimaste, e diciamo, a quel punto diciamo cosa fare senza questo teatro della televisione. Io quindi propongo una dittatura, diciamo, totale, così la pecora delle istituzioni europee. Ci torniamo. E come si però si inverte questa tendenza che ci porta a essere inguaiati con l'Europa, secondo quello che lei ha detto? Ma lasciamo perdere l'Europa adesso, perché tutto questo teatro sarà finito se noi attuiamo questo piano che vi sto proponendo. Noi facciamo fuori tutto questo teatro, non ci sarà più bisogno di fare tutto questo teatro, la TV, i cazzi, i mazzi. E a quel punto tu queste poche pecore rimaste le puoi gestire meglio, perché sono di meno ovviamente, e poi diciamo, nel senso di non dover più fare questo teatro con tutte queste luci che mi state sparando in faccia. Ma che cazzo servono, porca puttana? Ma che cazzo è parlando, cazzo? Io no, prenderei le pecore, le farei fuori. Adesso ci inventiamo che cazzo le faremo fuori. O una guerra, o un nemico invisibile, che cazzo ne so. E poi, diciamo, quelle che rimangono le prendi, le butti, diciamo così. È classica dittatura, no? Semplice, come c'era una volta, che la pecora gli dice quello che devi fare, se non la fa, so cazzi sua. Quindi non ci sarà più bisogno di fare tutto questo teatro che facciamo tutti i giorni, e non ci sarà bisogno di truccarci, di fai fuori la pecora e pam, via, capito? Senza che stavo lì a fare tutta questa cazzo di cose. E poi si va molto più veloce, poi, una volta che prendi la pecora, e poi fai piazza pulita, prendi, via, ecco, tu dirai come farli fuori. Non lo so, dimmelo tu, che cazzo ne so io. Cioè, io ho lavorato per anni, ho fatto questo teatro, eccetera, eccetera. Ma mi sono rotto un po' i coglioni.
Freccia. Lei ha anche preso di petto ieri il ministro dell'economia e il viceministro. Ma certo che l'ho preso di petto, perché guarda, dobbiamo muovere un po' le cose, non possiamo andare avanti con questo cazzo di teatro. Cioè, l'ho detto, ho preso per il petto, lo prendiamo. E gli ho detto, guarda, io sinceramente, ministro di sta minchia, mi sono rotto i coglioni a fare un avversario che teme. Ma non è che lo temo, perché praticamente, cioè, è inutile che, cioè, deve finire questo cazzo di teatro che facciamo qua. Non è possibile che qua stiamo sempre a giocare con sta cazzo di pecore di merda. Facciamone fuori, ho detto. Che se la suoni un po'. Allora, stai per dire qualcosa? Ti sembra un po' estremo questa mia soluzione? Io sinceramente mi sono rotto i coglioni. A questo punto, guarda, fate come cazzo vi pare, perché io veramente a fare questo teatro tutti i giorni mi sono rotto proprio i coglioni, ok? Basta, non mi sono rotto proprio. Dai, basta, deve finire sta roba, capito? Mo, me alzo e me ne vado. Pio, per.